È ormai altissimo il turnover nella gestione dei servizi pubblici in provincia di Arezzo come del resto in Italia. Il settore si trova ad affrontare molti problemi, dalla concorrenza sempre più esasperata alle difficoltà di far quadrare i conti. Da questa premessa nasce il progetto formativo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. Il progetto si chiamerà la FIPE Business School. Sono 4 giornate esperienziali, dalle 10 alle 17, giornate intense di approfondimento con docenti di altissimo livello, i migliori docenti a livello nazionale di FIPE che vengono ad Arezzo per la Business School. Categorie coinvolte, chiaramente, le più rappresentative del mondo della ristorazione, di tutto il territorio provinciale, dalle pizzerie ai pubblici esercizi ai ristoranti. Quindi è un grande orgoglio per la Confcommercio di Arezzo poter dare questo tipo di formazione ai nostri operatori. E le iscrizioni sono ancora aperte, ma davvero abbiamo ricevuto moltissime richieste, quindi affrettatevi perché davvero ne vale la pena. È il primo caso, il primo esempio di vera e propria business school manageriale per il mondo della somministrazione. Per una volta non nel dettaglio pratico della somministrazione in senso stretto, ma per la gestione di impresa, perché questo è un aspetto dove forse siamo meno bravi di quanto non si possa essere in altri aspetti. Nella presentazione del prodotto, nell'elaborazione del prodotto, i nostri operatori non hanno da imparare niente da nessuno, probabilmente un supporto da un punto di vista gestionale, perché queste sono pur sempre vere e proprie aziende, può essere utile. Oggi non ci si improvvisa, ristoratori. Sì, dicevo, il problema è proprio l'improvvisazione. Poi il mercato tende a far giustizia laddove non c'è professionalità, laddove non ci sono i contenuti adeguati, e poi il mercato tende a far giustizia, marginalizza prima ed espelle poi. Nel frattempo, però, prima che questo succeda, c'è una turbativa del mercato, problemi nei confronti delle attività più strutturate, e soprattutto poi alla fine tutto si ripercuote sull'utente finale, cioè sul consumatore. Allora, per evitare esperienze che poi sono destinate a infrangere dei sogni sui quali poi la gente investe anche risorse importanti, noi lavoriamo perché ci sia, nel momento in cui ci si approccia, e non a caso una parte della nostra attività formativa è dedicata alle start-up, perché ci sia la giusta motivazione, la giusta preparazione e la giusta solidità aziendale.